Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare dei sorteggi di Champions League per gli ottavi di Champions e i sorteggi che sono avvenuti. Allora, il Borussia Dortmund ha beccato il PSG. Secondo me passerà il PSG. Il Borussia Dortmund lo vedo un po' inferiore rispetto al PSG. Poi Real Madrid Manchester City, secondo me passerà. Secondo me Manchester City, non so, a pelle vedo quel City quest'anno, lo vedo abbastanza guerrito in Champions e meno in campionato. Atalanta-Valencia, secondo me passerà l'Atalanta. Il Valencia è una buona squadra, però l'Atalanta secondo me ce la può fare, perché comunque, anche sull'onda dell'entusiasmo, il Valencia non è che può, è il Barcellona, come ha beccato il Napoli. Atletico Madrid-Liverpool, secondo me passa il Liverpool, perché l'Atletico Madrid quest'anno è poca roba e il Liverpool è più forte. Chelsea-Bayern Monaco passa il Bayern Monaco, secondo me, perché Chelsea non è granché. Lampard, allenatore, a me non piace, però comunque il Bayern quest'anno molto forte, secondo me passerà. Lione-Juventus, secondo me passerà la Juventus perché è molto più forte del Lione. Tottenham-Lipsia, secondo me passerà il Tottenham perché Lipsia è una squadra così così. Napoli-Barcellona, secondo me passerà il Barcellona perché è molto 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 più forte del Napoli e soprattutto in generale. Il Napoli non sta in un gran periodo, non batteremmo neanche il Valencia in questo momento, però in generale il Barcellona è molto più forte. Questi sono i miei pronostici per i sorteggi di Champions League per gli ottavi di Champions. Secondo me sono queste le squadre che passeranno. Ovviamente, ma mia sensazione a pelle, conoscendo queste squadre, il mio sorteggio. E l'Atalanta e la Juventus sono state molto fortunate a beccare il Valencia e il Lione, il Napoli molto sfortunato con Barcellona, la sfiga nostra. E ci vuole solo un miracolo di San Gennaro per passare a noi, basta, perché parliamoci chiaro, uno deve vedere anche la realtà, il pallone è rotondo, però anche la realtà, poi con Gattuso che non è mai stato abituato a fare una cosa europea, figuriamoci Gattuso in Champions League, con tutto il rispetto per Gattuso, a me già non piace come allenatore, però mettici pure senza esperienza, con Ancelotti forse abbiamo una possibilità su 100, con Gattuso ne abbiamo una su 10.000. E detto questo, vediamo quanti pronostici azzecco di questo mio pronostico, di questi miei pronostici, vediamo quanti ne azzecco. E fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi sorteggi di Champions degli ottavi. E secondo voi passeranno tutte le italiane, qualcuna sì, qualcuna no? Chi è stato fortunato e chi no? E che ne pensate degli altri sorteggi? Ragazzi, forza Napoli sempre, forza Gattuso, forza Ringhio, buon Ringhio. Ci vorrà un miracolo. I miracoli a volte esistono, ma ci vuole anche bravura oltre il miracolo. La solita sfiga nostra, ma è maggiore. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, sempre forza Napoli, forza Gattuso. Ciao a tutti ragazzi da Alessana, per 91. Ciao ragazzi.